siamo 3.500, annunciano. I manifestanti dell'opposizione sono in piazza nonostante il divieto delle autorità. Si accalcano all'ingresso della centralissima... L'amico di Putin, un nuovo fascista che impone una dittatura che anche Di Maio e Salvini vogliono imporre in Italia con la riduzione dei parlamentari. Trascinano via le transenne, parte la corsa verso il comune di Mosca a qualche decina di metri. Ma gli agenti, circa un migliaio, li bloccano quasi subito. Spray al peperoncino, qualche lacrimogeno, tante manganellate. Gli arresti sono centinaia, i feriti qualche decina. La polizia ha intenuto antisommossa, ha esagerato. Questo è quello che mi hanno fatto con i loro manganelli, dice Alexandra Parushina, consigliera della Duma locale. Sono quasi tutti giovanissimi, con il cellulare in mano. L'opposizione russa vive e si organizza sul web. Da lì viene Alexei Navalny, blogger, attivista, oppositore numero uno del Cremlino, fermato 3 giorni fa proprio per aver organizzato questa protesta. Non ci sono nemmeno gli altri leader, Gudkov, Yashin, Zdanov. Tra ieri e oggi la polizia li ha fermati. I loro nomi sono tra le candidature respinte per vizi formali dalle amministrative di Mosca dell'8 settembre, un pretesto per questa folla che manifesta per il terzo weekend di fila. Da qui comincia il cambiamento, gridano, la Russia sarà libera. Ecco la Russia, il nuovo fascismo di Putin che anche Di Maio e Salvini vogliono portare in Italia con l'istituzione dei parlamentari, il programma di Licio Gelli per fare una dittatura con parlamentari solo eletti di, cooptati, solo eletti da loro, nessuno può più, nessun cittadino può candidarsi al Parlamento e in Parlamento ci saranno ancora soggetti come Romeo, Massimiliano Romeo, condannato in primo grado per essersi fregato i soldi nel giorno Lombardia. Una vergogna, nuovo fascismo, dittatura, Salvini Di Maio, una vergogna.